Ancora una volta il Mugello non ha portato troppa fortuna al centauro sulmonese Cristian Micocaro, che la scorsa domenica nella sesta e penultima prova del trofeo Bridgestone classe 1000 ha concluso con un quinto posto che, per come sono andate le cose in generale, può comunque essere considerato come un risultato positivo. Il weekend del portacolori del motoclub Abruzzo di Sulmona era infatti cominciato con un'innocua scivolata ad una curva nel corso dell'ultima sessione di prove libere del venerdì pomeriggio. Per fortuna solo qualche ammaccatura alla sua Yamaha R1, che è stata rimessa in sesto per le prove ufficiali. Nel secondo turno di prove, su una pista resa meno veloce da una temperatura dell'asfalto di oltre 60 gradi, Micocaro è riuscito ugualmente a migliorarsi, classificandosi con il settimo miglior tempo assoluto. La domenica, al pronti via, dopo una partenza non eccezionale, è riuscito a recuperare abbastanza in fretta qualche posizione e per circa metà gara aveva dato l'impressione di tenere il ritmo del gruppetto di testa, ma poi un decadimento repentino dello pneumatico posteriore a causa di un eccessivo riscaldamento lo ha costretto a rallentare leggermente, concludendo comunque con un ottimo quinto posto che gli permette di incrementare il già consistente bottino di punti per la classifica, che lo vede al suo esordio nella classe regina al sesto posto assoluto, con buone possibilità di migliorare ulteriormente se dovesse centrare il bersaglio nella settima ed ultima prova del campionato il 2 ottobre, sempre al Mugello.